Bello a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Sono Little Spider. Oggi, come vedete, sono ritornato con la webcam che lasciamo perdere. Ho avuto finalmente l'occasione per registrare un nuovo episodio. Come vedete adesso sto andando a raffica con il Cagliari, perché aspettate che abbasso la tele perché sennò si sentirà nel microfono. Siamo tornati qui con un nuovo episodio, ragazzi. Siamo terzi, a meno uno dal secondo posto e a meno due dalla vetta. Stiamo facendo comunque una stagione favolosa. Allora ragazzi, prima di andare a giocare subito con il Chievo, contro il Genoa, allora voglio farvi vedere, perché avevo chiesto di trovarmi un attaccante, visto che Boriello andrà via, l'abbiamo ceduto all'Atalanta per 2 milioni e 2, voglio cercare con voi dei giocatori a parametro 0 per la prossima stagione, visto che in questa calciomercato invernale di riparazione non abbiamo tanti soldi, tanto budget. Voglio portarvi dei giocatori magari sconosciuti, ma che possono fare la differenza. Molti ovviamente li conoscerete, li ho inseriti solo perché sono a parametro zero, e voglio vedere con voi quanto prendono di stipendio. Allora partiamo subito, che ce li ho scritti qua per non dimenticarmeli. Allora partiamo subito con un portiere che, se non chiedetemi come si pronuncia perché non me lo ricordo mai, ed è questo qui, Timon Velerüter, penso che sì, Velerüter. È un portiere 21enne, è in scadenza di contratto, non possiamo chiedergli di acquistarlo. È in scadenza di contratto, non so più parlare. È in scadenza di contratto, ragazzi, io lo metto nella lista preferiti perché è comunque un ottimo portiere, giovane e promettente, da tenere d'occhio. Che purtroppo non riusciamo a prenderlo a scadenza di contratto, anche se finisce, cioè tra 6 mesi, ma è troppo giovane per essere preso. Un altro però, questa volta passiamo a un argentino, ed è proprio lui, Fran Cartabia, o Cartabia, non so se è lui, infatti è proprio lui, sì, non è argentino. Allora perché mi è uscito fuori che era argentino? Non lo so, però vabbè. È spagnolo, Reus Deportios della cosa, invece lui si può acquistare a parametro zero. Fran Cartabia, ragazzi, è davvero fortissimo, velocissimo. Io vogliamo per curiosità quanto prende. Prende anche davvero niente. Ragazzi, andate subito ad acquistarlo perché è davvero, davvero potente. Può fare la differenza. Io non spendo per gli esterni perché nella mia rosa io tra l'altro non li uso. Quindi però ve lo assicuro, ragazzi, andate subito a prendervelo. Poi passiamo subito a un attaccante che questo qua, ragazzi, è conosciutissimo. Ed è Berahino. Vediamo, non mi ricordo. Allora, Berahino, sì, l'ho pronunciato bene ma l'ho scritto male. Ed è proprio lui, Saido Berahino del West Bromwich. Ed è fortissimo anche lui, ragazzi. Lui ci voglio fare un pensierino, però come vedete dovrei spendere tutto il mio budget di stipendio, quindi dovrei lasciarlo a perdere. Però Saido Berahino del West Bromwich è davvero fortissimo, ragazzi. Molto forte, molto veloce, ha un bel fisico, ve lo consiglio anche lui. Questa volta, ragazzi, vi consiglio uno che molti lo conosceranno, perché magari incalliti della carriera allenatore come me, ma molti no. E si parla straordinariamente di uno della Corea del Sud. E si parla, adesso devo leggerlo, è Chang, ok, Chang, eccolo qua, No Chang-on. È davvero anche lui in scadenza di contratto, non ce lo fanno acquistare perché mi sa che è un po' troppo giovane. Però ragazzi, davvero è anche lui molto promettente. Poi sinceramente di fenomeni della Corea del Sud se ne vedono davvero pochi. Quindi davvero ragazzi, andate subito a prendervelo perché è molto molto forte. Poi passiamo a un centrocampista che lui ha fatto la stagione con la Roma, e stiamo proprio parlando di Salih Uçan, turco, del Fenerbahçe, e lui possiamo acquistarlo. Quindi anche lui sono interessato ad apprenderlo, però come vedete il budget è quello che è. Uçan davvero molto forte, ragazzi, è davvero favoloso come centrocampista, si muove agilissimo, un dribbling pazzesco, però purtroppo, come ho detto, non ce lo possiamo permettere, quindi andiamo oltre. Questi, ragazzi, erano i miei giocatori che li stavano scadendo il contratto. Alcuni si possono acquistare, altri no. Intanto, ragazzi, ovviamente fuori del video, ho già fatto vedere degli attaccanti, dei sostituti per Boriello, ma adesso senza perderci in altre chiacchiere, andiamo a giocarci contro il Genoa, ragazzi, che siamo in un periodo brutto per il nostro Cagliari.
che non riusciamo più a vincere. Abbiamo vinto, beh, abbiamo passato il turno con una magia incredibile contro la Juventus, e supplementari andate subito a vedervelo. Il primo acquisto l'abbiamo fatto, che è Saponara, arriverà l'anno prossimo. Storari ufficialmente è andato al Milan in cambio di Gabriel. Ovviamente noi ce l'abbiamo ancora perché è il nostro capitano. Tutto pronto, andiamo a giocarci Cagliari-Genoa. Ed eccoci qui ragazzi, quindi Cagliari-Genoa, lo stadio classico, siamo in casa. Dobbiamo cercare di fare più punti possibili, dobbiamo ritornare alla vittoria che manca davvero da tanto tempo purtroppo. L'ultima vittoria è stata bellissima per, mi sembra, 1-0 o 2-1, mi ricordo bene, però è stato di un gol ai supplementari contro la Juventus con un gran gol del capitano De Sena. Però in campionato è da un po' che non vinciamo, mi sembra da 3 o 4 partite, tutti pareggi e sconfitte. Tutto pronto, qui allo stadio classico, si comincia Cagliari-Genoa, buona partita a tutti. Pirlo recupera il pallone, ma bravissimo Gentiletti che lo continua a tenere. Miguel Veloso, cross dall'altra parte per Ocampos, l'argentino, cross in mezzo! Ed è la rete del Genoa con Lazovic, grande, grandissima azione del Genoa. Ocampos in mezzo, tiro al volo di Lazovic. Ed è 1-0 Genoa, peccato. Se la stavamo giostrando bene. Quinto gol in Serie A per Darko Lazovic, 21esimo minuto. Attenzione De Nilsson, cross in mezzo, il tiro e la rete. 2-0 Genoa con Pavoletti, stacca in alto e la insacca sotto l'incrocio. Storari non può fare niente, guardate che colpo di testa ha fatto Pavoletti sotto l'incrocio. Leonardo Pavoletti, quarto gol in campionato, Cagliari 0, Genoa 2. Ed è praticamente chiusa la partita, non riusciamo neanche a sbloccarla noi, figurati di fare 2. Palla per Matiello che prova l'inserimento per Isla, che è passato. Isla, cross in mezzo per Giannetti che la riapre lui. Troppo tardi però. Giannetti, grande palla di Isla in mezzo, raso terra. Giannetti finalmente riesce a concretizzare. Uno dei migliori sinceramente Giannetti, a parte l'occasione sprecata di testa, ma è uno dei migliori Giannetti. 2-1, proviamo a riaprire la partita, troppo tardi però, manca pochissimo ormai. Proviamo, niente da fare ragazzi, finisce così la partita. Il Cagliari si sveglia troppo tardi con il gol di Giannetti. Troppo tardi, perdiamo 2-1. È amara questa sconfitta, più che altro perché eravamo anche in casa ed era un momento dove non dovevamo perdere punti. Quindi caleremo di posizione. Ma io ragazzi mi accontento dell'Europa League perché vi ripeto è il Cagliari, quindi non possiamo pretendere lo scudetto. Ma rimaniamo... Ah no, perché non hanno ancora giocato in effetti. Rimaniamo comunque in zona Europa in qualunque modo. Allora, con calma adesso ritorniamo sul calciomercato. Allora, José Gómez era il giocatore che mi interessava di più di tutti. Purtroppo non possiamo acquistarlo, possiamo solo chiederlo in prestito breve. E io sinceramente per il prestito breve io dico di no perché non mi interessa, mi interessa un giocatore pronto da mettere in campo. Intanto l'India ci chiede, a me non mi interessa. Proseguiamo ragazzi. Allora, intanto facciamo i soliti allenamenti. È stata una sconfitta abbastanza indesiderata sicuramente. Però vabbè ragazzi, è capitata, non dobbiamo star qua a demordere. Grazie a Dio siamo ancora in zona Europa e questo per me è già un grande risultato. 4 email, allora Boriello dovrebbe andarsene, che ha fatto davvero, speravo in una buona prestazione almeno all'ultima partita con la maglia del Cagliari, invece ha fatto cagare, buono così. Eccoli qui ragazzi, quindi allora i nostri giocatori che ho chiesto informazione per sostituire Boriello. Allora, Emre Mur ragazzi è un 19enne del Borussia Dortmund, ragazzi è davvero un grande giocatore da tenere d'occhio assolutamente. Io proverei a fare 1,5 milioni per Emre Mur perché comunque non ha un overall altissimo, ce l'avrà neanche meno di 70 sicuro. Poi ho chiesto informazioni anche questo Yann Karamo. Che ragazzi questo qua è sconosciuto, non lo conoscerà davvero nessuno. Ma ragazzi posso assicurarvi che è davvero un grande giocatore
Jan Caramo, davvero ve lo consiglio. Un altro è Aldo Kalulu, anche lui velocissimo, questo giocatore francese del Lione, anche lui davvero ve lo consiglio vivamente perché è un grande attaccante. Ovviamente bisogna farli crescere questi giovani, cioè sono giovani per un futuro. E ovviamente c'è anche Saliucian, che avevo chiesto informazione, ma a questo punto ragazzi io proverei vivamente a prenderlo a parametro zero, visto che comunque adesso gli stipendi ci siamo prima che ce lo rubano altri. Quindi proviamo ad andare anche per Ushan per cercare di prenderlo a parametro zero, anche se vi ripeto non sarà assolutamente facile prenderlo a parametro zero, però cioè nel senso non sarà facile portarlo a Cagliari perché sicuramente chiederà di più. Facciamo 5 anni chiave, perché ovviamente è molto forte Saliushan, non posso metterlo in panchina. E vediamo un po' se cosa ci risponde Ushan per questo giocatore, cioè per questa offerta che gli abbiamo fatto. Allora, offerte di mercato. C'è un'offerta per Nicolo Giannetti che sinceramente è interessante. Io proverei ad azzardarmi a 2 milioni e mezzo per Nicolo Giannetti. E invece Marco Sau, sinceramente, non lo venderei mai, anzi lo vorrei far diventare, far scadere il contratto da noi e farlo ritirare da noi. Poi avevo chiesto anche Gianluca Lapadula, ragazzi, perché ci contavo, sinceramente. Noi proviamo a fare 3 milioni più Giannetti per Gianluca Lapadula, che sta facendo davvero una grande stagione con il Milan, tuttora, nella realtà. Allora, noi abbiamo la Roma, una partita davvero impensabile di vincere, però noi ci proveremo comunque, visto che siamo il Cagliari e abbiamo dimostrato di avere due cojones così. 5 mail per noi. Allora, Federico Barba arriva, Dortmund troppo bassa, Caramo troppo bassa e Saliushan invece accettato. Quindi momentaneamente io direi di prendere Ushan per l'anno prossimo. Saliushan arriverà, quindi due acquisti per l'anno prossimo. Giannetti è un po' così. Allora io mi butterei su Emre Mur, che tutto sommato non ci chiedono molto per questo giovane. Io proverei quindi a questo punto 2 milioni netti e vedere cosa dice il Borussia Dortmund per il 19enne. Idem anche per... anzi io li farei 1 milione e 6 per Caramo e vediamo un po'. Ovviamente sono tutti giocatori che non hanno il posto da titolare, ragazzi, sono giovani, bisogna farli crescere questi qua, perché sennò non arriveremo mai in fondo con loro. Allora, Marco Sau, ovviamente ho già detto di no, il nostro bomberissimo non si muove. E vediamo un po', offerta per il trasferimento, offerta 2 milioni e mezzo accettati per Giannetti, quindi dobbiamo... essenzialmente buttarci solo sull'attacco. Allora, i titolari come sempre sono Poulsen e Sau. Cerchiamo quindi, io sinceramente mi butterei ancora sulla Padula. Io la Padula, ragazzi, lo trovo davvero un giocatore meraviglioso e a me mi interessa sinceramente la Padula. Allora, vediamo un po' se c'è qualcun altro che magari potrebbe interessarmi, ma la Padula è la Padula. Contattato dal Cagliari, è appena arrivato per 5 milioni e mezzo. Noi iniziamo a prendere magari un giovane e poi la Padula lo prenderei lo stesso. Andiamo intanto, ci avviciniamo contro la Roma. Vediamo tre email per noi. Allora, Marco Sau, ragazzi, Marco Sau non lo vendo. Cioè, io rifiuto ulteriori offerte. Marco Sau, io non lo vendo. Almeno in questa sessione di mercato non lo vendo. Poi la Padula, allora, Lione... Kalulu, riteniamo il suo valore sia superiore alla cifra offerta. Io non so che cifra ti ho offerto, Kalulu, però vabbè. Ti ho offerto 1 milione e 7, vali 3.000, quindi non è che proprio facciamo 2 milioni e 2 per Aldo Kalulu. Buona. Poi ci buttiamo su la Padula, quindi allora il suo... Proviamo a fare 4 milioni per la Padula. Proviamoci, ragazzi, però non penso, perché l'ha pagato 5 milioni e 5, sarebbe un folle il Milan, però nulla a provarci. Niente, ragazzi, allora Roma-Cagliari, andiamo a giocarci questa partita, speriamo in una buona prestazione per i nostri, sarà davvero dura, però noi ci proveremo come sempre.
Roma-Cagliari, lo stadio olimpico. Speriamo di portarci almeno a casa un punto. Ed eccoci qui ragazzi, quindi Roma-Cagliari allo stadio olimpico. Ci proviamo ancora una volta a portarci a casa almeno un punto con una delle migliori squadre italiane in questo momento, che è la Roma. Vediamo la Roma che non è nelle prime 10. Io intendevo ovviamente, non è che intendevo nella realtà, non nel gioco. Qua non è neanche nelle prime 10 la Roma, quindi davvero possiamo crederci fino alla fine. Ovviamente vabbè, c'ha dei giocatori pazzeschi la Roma a confronto dei nostri, però nulla a che vedere col nostro Marcolino Sau. Tutto pronto, si comincia allo stadio olimpico, Roma-Cagliari. Cagliari che arriva da una bruttissima sconfitta. Ci proveremo almeno un punto con la Roma, dobbiamo portarcela a casa. Diego Farias prova a cercare Pirlo, troppo era arretrato Pirlo. Poi attenzione, oh attenzione, la rubata! Sau! Errore gravissimo della difesa e Marco Sau c'è sempre! Grande tiro a giro del nostro capitano, qua Fazio fa un pasticcio, bravissimo Paulsen a rubagliare, poi un tiro a giro perfetto di Marco Sau da fermo, fa partire questo tiro meraviglioso ed è il vantaggio del Cagliari. 1-0 Cagliari con Marco Sau, nono gol in Serie A per lui. E si è rotto anche Federico Fazio, cioè dopo l'errore che ha costato il gol si è anche rotto. Entra Vermaelen. Mamma mia ragazzi, 1-0 Cagliari col nostro grandissimo e solo ed unico capitano Marco Sau, nono gol in campionato per lui. Ancora Taxidis per Paulsen, che si prova a girare. Paulsen con il destro e Allison compie un miracolo su questo scatenato Paulsen. La recupera verso il Cagliari, prova ad andare con Marco Sau. Sau, cross in mezzo per Paulsen e arriva Florenzi. Ma Paulsen gliela ruba, Paulsen, Allison, miracolo su Paulsen. Poi Sau, cross di nuovo in mezzo, se la cava la Roma. Mamma mia, che ripartenza, bravissimo Paulsen, davvero è molto di pressing sulla difesa. Già rubato il pallone due volte, una volta decisivo, un'altra volta ha sfiorato il raddoppio. Poi il tiro. Ragazzi, cosa devo fare? Ragazzi, cosa devo fare? Era scontatissimo che arrivava al pareggio la Roma. Totti che ha fatto un gol che non sa nemmeno lì come ha fatto. Da girato ha fatto un gol clamoroso. Ragazzi, non ci potevo fare niente. Neanche Storari ci poteva fare qualcosa. 1-1, pareggia la Roma allo scadere al 90esimo. Non c'è neanche più tempo per una ripartenza. Finisce 1-1, ragazzi. Mi girano le palle perché abbiamo dominato, stradominato la partita. Arriva Totti, fuori aria, da girato, si gira. Vabbè, riesce comunque a segnare. Non so cosa dirvi. 1-1 e i punti non arrivano, le vittorie non arrivano ancora. Non lo so ragazzi, non so cosa dirvi davvero, non, è clamorosa come cosa, davvero clamorosa. Non si riesce proprio a giocare praticamente. Con loro, con un tiro in porta loro hanno ribaltato la situazione, con un tiro. Ragazzi, così è FIFA. A me mi va bene anche così, so cosa dirvi, cioè non posso neanche lamentarmi. Facciamo gli allenamenti, i soliti, questa volta al posto di Barella facciamo The Light. Allora, non cresce nessuno, Paulsen intanto pian piano sta macinando punti che gli stanno aumentando. Abbiamo la partita ai quarti di finale di Coppa Italia, ragazzi, contro la Lazio. Se non possiamo crederci in campionato, dobbiamo crederci in Coppa Italia, che abbiamo già fatto il miracolo contro la Juventus. Allora, accettato Caramo, Ian Caramo, quindi facciamo 5 anni turnover. Venduto Giannetti, arrivano altri 1.800.000. Vediamo la Padula cosa dice, perché ci serve davvero uno che trascina la squadra. Trattativa interrotta, la Padula non vuole venire, perfetto. Accettato, tutti hanno accettato. Allora, io però punterei su il giovane del Borussia Dortmund, sperando che ci dia una mano, Emre Mor. Ovviamente avrebbe accettato anche Caramo e Kalulu.
Io a questo punto proverei a prendere Kalulu e il giocatore Emre Mur. Proviamo. Se ne vanno due pilastri, arrivano due giovani. Speriamo bene. Ragazzi, andiamo a giocarci quindi i quarti di finale. Ancora eliminazione diretta. Cagliari-Lazio. Dobbiamo crederci. Io purtroppo la rosa la devo tenere così. Magari togliamo Diego Farias. Mettiamo Pellegrini. Mettiamo João Mario per Pirlo. Cerchiamo di fare qualche cambi azzeccati, però ringrazio il cielo se rifaccio qualche cambio azzeccato. Il talismano Padoin, che ragazzi, un like solo per il talismano. Qua di attaccanti, ragazzi, non ne ho di attaccanti, cioè zero totale. Mi devo arrangiare. Il capitano lo teniamo in panchina al posto di Diego Farias. E niente, ragazzi, proviamo a mettere Rafael magari al posto di lasciamo Svilar. Questa è la formazione, ragazzi. Paulsen, Sau in attacco, João Pedro, Pellegrini, Taxidis, Ionita, Padoin, Capuano, Alves, Matiello e Storari. Tutto pronto ancora, questa volta però siamo in casa, contro una squadra romana alla qualificazione per i quarti di finale di Coppa Italia. Ed eccoci qui, ragazzi, Cagliari-Lazio allo Stadio Classico, nuovamente contro una romana. Con la Roma siamo usciti sinceramente molto molto delusi per un 1-1 trovato alla fine da Totti, che non davvero non sa nemmeno lui come ha fatto a segnare così, però va bene. Coppa Nazionale, in Coppa Italia invece dobbiamo seguirlo. Madonna mia, che Tablei 5 gol nelle ultime 3 partite, quindi sicuramente segnerà anche a noi. Tutto pronto in casa nostra, Cagliari-Lazio, in Coppa Italia la nostra squadra si trasforma e vediamo se la trasformazione sarà compiuta anche oggi o dovremmo lasciare con amarezza la Coppa Italia. Palla per Marco Sau, prova ad andarsene Marco Sau sulla fascia, l'ha saltato Lulic, Sau entra in area, Sau col sinistro, Marchetti, miracoloso, bravissimo Marco Sau qui invece. Ionita, cross in mezzo, arriva nessuno, ma la palla è ancora Ionita. Prova a mettere in mezzo, Vercossau! Ha provato a anticipare Marchetti, niente da fare, ancora 0-0, grandi occasioni da tutti e due i lati. Ma non è impossibile, dobbiamo crederci, dobbiamo solo crederci. E finisce così, ragazzi. I tempi regolamentari, 0-0, e in Coppa Italia si va sempre ai supplementari. João Pedro infortunato. Io a questo punto proverei a mettere Pirlo, ma è una mossa davvero azzardata, così almeno anche un eventuale rigore può batterlo Pirlo. Entra Andrea Pirlo per João Pedro, che si era anche fatto male. Speriamo nulla di grave per il nostro centrocampista. Inizia il secondo tempo supplementare. Speriamo nelle gambe di Sau e compagnia. Cross in mezzo, intanto Keita non si stanca mai, cioè è inutile. Barella per Pirlo, palla per De Sena, per Sau, che prova ad andare ma è stanchissimo Sau. Pirlo, prova l'assist, bellissimo, per De Sena, diagonale perfetta! Sempre lui, sempre il capitano De Sena! Mamma mia, Pirlo, che passaggio, mamma mia, meno male che l'ho messo. Ed è il gol della Lazio. E scusatemi. È il gol del Cagliari, secondo gol in Coppa Italia. Uno più bello e uno più decisivo dell'altro. Uno con la Juventus e adesso uno con la Lazio. De Sena, sempre lui. E grandissimo Pirlo con quel passaggio illuminante, davvero. E adesso il Cagliari ha 15 minuti per soffrire. Tutta di sofferenza. Ce la caviamo in qualche modo, Pirlo. Prova a rilanciare in avanti per Barella. Barella, attenzione, partito! Barella! Barella velocissimo! Barella! Barella! Barella, non cagartelo, Barella! E se l'è cagato, Barella! Se l'è cagato, Barella! Verso Sau, che è sfinito. E infatti non ci arriva neanche di altezza ed è finita! È finita! Il Cagliari si trasforma in Coppa Italia e passa anche ai quarti. E adesso davvero, ragazzi, ci possiamo credere. Ci dobbiamo e possiamo credere.
Mamma mia, ragazzi, il Cagliari davvero diventa un mostro in Coppa Italia. Eliminiamo la Juventus e anche la Lazio. E adesso saremo contro l'Inter, presuppongo. Mamma mia, che sudata, ragazzi. In Coppa Italia davvero riusciamo a dare il massimo. E a questo a me mi rende davvero orgoglioso. Allora, intanto vediamo se riusciamo a finire. Allora, 2 settimane per João Pedro. Allora, Amur arriva e lo acquistiamo, quindi definitivamente. Arriva Emre Mur in attacco per dare qualche sostegno, il giovane. Potrebbe arrivare anche Kalulu, e infatti noi ci prendiamo anche Kalulu in attacco. E Caramo possiamo lasciarlo pure stare, Jan Caramo. Perfetto, ragazzi, questo video è durato davvero tantissimo, ma io sono contento così. Andiamo a vederci subito i nostri nuovi attaccanti. Ci abbiamo Kalulu, che è un 70, buono così. E abbiamo un Emre Mor, che è invece è un 66. Vediamo un po' le caratteristiche. Kalulu, davvero un mostro di velocità. Quindi potrebbe fare davvero un velocista e funambolo. E invece Mor, invece anche lui, madonna mia, due velocissimi. AD, funambolo e classe. Quindi abbiamo preso due grandissimi giocatori. Perfetto, così. Due mostri della velocità, perché a me in attacco mi serve la velocità come Sau e Poulsen, che la stanno dimostrando benissimo. Bene, ragazzi, per questo video termina qui. Noi ci fermiamo così anche con il calciomercato. Anzi, andiamo avanti, che ormai è quasi finito. Due email per noi, vediamo gli ultimi giorni. Il mio ingaggio di João Pedro vuole alzarlo. E niente così, va bene così, ragazzi. 86 di overall, noi siamo quarti a più 1 dal quinto e a tanti punti a più 3 dal sesto. Quindi, ragazzi, per questo video termina qui. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Lasciate un like, un commento. Qua ritocco lo stipendio di João Pedro, adesso ci penso io. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, spolliciate, consigliatemi tutto quello che volete per il calciomercato. Ci vediamo al prossimo video, bella.